Give you everything you want, I need. Take me to selection. Baby, you should let me love you, love you, love you, love you. Yeah. Il mio inglese è come quello di una scimmia in depressione, ma queste erano le canzoni che io ascoltavo a 16 anni. Qualche giorno fa stavo facendo la pulizia del mio hard disk esterno. Ho tolto un po' di video porno con i castori, le mie foto da nudo, qualche video un po' triste e mi sono ritrovato davanti le foto di quando avevo 16 anni. E lì è scattato il panico, ragazzi. Ho cercato disperatamente una macchina del tempo su eBay per poter tornare ed uccidere Leonardo De Carli nell'anno 2006. È un video molto imbarazzante questo, ragazzi, perché vi giuro, io guardavo queste foto e facevo no. Non ci posso credere. Ebbene sì, ragazzi, questa è stata la mia espressione. Però prima di cominciare andiamo a leggere i tre commenti più memorabili, più divertenti che avete lasciato sotto lo scorso video. Io e le mie ossessioni. C'è Gaia Pavone che dice: io quando dormo devo avere un cuscino tra le ginocchia perché mi fa senso che si tocchino. Quindi Gaia, tu quando sei al mare ti cospargi di sabbia così non senti la pelle che si tocca, oppure cammini così a gambe aperte tipo i granchi. Giorgia Laura Lovetro: io metto la sveglia a orari come 6.36 o 6.29 perché questi numeri non li usa nessuno e mi fanno pena. Stai scherzando, vero? Ti prego. Per concludere con una chicca, Tresi Tarchini dice: una delle mie più grandi ossessioni è che non riesco ad andare al cesso con la porta chiusa, devo parlare con qualcuno. Imbarazzante, ma vero. Cara Tresi, sappi che io non ti farò mai cagare in casa mia. Vi farò vedere le mie foto di quando avevo 16 anni! Iniziamo subito con la prima, che secondo me è una delle foto che più mi rappresenta, perché l'ho anche addirittura caricata su Facebook qualche tempo fa, ed è questa, ragazzi. Santo il Signore. Stavo provando ad essere simpatico, ma la faccia è quella. Tanta la miseria, ragazzi. He's a monster, beautiful monster. Sono un incrocio tra Mr. Bean, Legolas, Gollum e qualcosa che dovrebbe essere ucciso più presto, per non parlare poi della collanina che si comprava a 1,50€ dai marocchini in spiaggia e la magliettina della Bastard, il cappellino viola che non c'entrava un cazzo con tutto il resto che avevo intorno, per non parlare poi del mio fantastico apparecchio odontoiatrico trasparente che sembrava che tu al posto dei denti avessi dei sassi. Cambiamo foto! Questa foto l'ho intitolata Trio Immortale con i miei due amici, Lele a destra, Valerio a sinistra. Ho scritto Bros Forever, ragazzi. Tutti noi abbiamo avuto un periodo di bimbo minchiaggine. Per non parlare, ragazzi, della mia linguetta sexy e dei miei dentini che prima avevo storti all'indietro. Che sembra addirittura che io non abbia i denti indietro, ragazzi. Oddio. Allora, questa è un'altra foto. Oddio, cioè sembra che praticamente dovrebbe essere una foto abbastanza figa, perché sembro abbastanza figo, per non parlare dei dentini a castoro che comunque escono e del doppio collo. Quello era il mio fantastico scarabeo grigio, bellissimo, ragazzi, col parabrezza, sì, perché ogni volta che andavo a mare praticamente mi entravano in bocca i moscerini. Una volta mi è entrata addirittura una vespa nei pantaloni, nel costume, e mi ha pizzicato sul ginocchio. Immaginate se mi avesse pizzicato sui testicoli. Sembra che io stia guardando, c'è una signora che sta rincorrendo qualcuno che le ha scippato la borsetta e io sto lì fermo con lo scooter. Ce l'avevo benzina, c'avevo pure benzina, mezzo serbatoio, raga. Però parliamo di quest'altra foto, ragazzi. Sarò stato un marmellone, però a 16 anni ballavo breakdance. Avevo anche gli addominali scolpiti. Adesso la mia tartaruga si è impiccata. In quest'altra foto, oh santo iddio, ma cos'è sto braccino, ragazzi? Ma quanto sono fatto male? Non parlare, ragazzi, dell'orecchino che vedete in questa foto, dove c'è scritto Leox. Mia madre mi aveva fatto fare un orecchino in oro con scritto Leox, e questa cosa è molto imbarazzante. Quella dietro è una delle mie ex, l'ho dovuta tagliare, ma che credo si stia guardando, si sta guardando il pene. Santo di Dio. Quest'altra foto invece è con Greta, una mia amica. Però vi dico una cosa, guardate, cioè, zoomate sulla mia fantastica faccia, oh santo Dio. A parte il fatto che ho un orecchio gigante, cioè ho l'orecchio, ragazzi, che veramente sembra il manubrio di una bicicletta. Ma poi vogliamo parlare del fatto che avevo la camicia con sotto la maglietta a maniche lunghe e avevo quei pantaloni dove tranquillamente potevo cagarmi addosso, tanto non mi avrebbe visto nessuno. Oddio!
Santo Dio, cos'è sta foto? A parte il fatto che ho una sopracciglia infinita, nel senso che parte dal naso e arriva, è quasi attaccata alla mia, alla basetta. Sembrano i capelli dei personaggi dei Lego, che sono quelli che tu stacchi e poi sotto sono pelati. Vedete, c'è proprio la figura quella lì finta. Cioè sembra proprio un casco, ho un casco in testa. Avevo il ciuffo biondo, ragazzi. Ciuffo biondo e non parliamone, vi prego. Ma poi lo sguardo. Ma che c'ho qua? Oddio, raga, guardate sottalmente. Cioè, qua. In quel periodo mi facevo crescere la moschetta. Ma che problemi c'avevo? Vabbè, in quel periodo comunque giocavo tanto a World of Warcraft, quindi ero giustificato. Santo Gesù bambino. Va bene il fatto che facevo sempre il coglione, ma vi prego, guardate al centro delle sopracciglia. Sì, ragazzi, avevo il monociglio. Avevo il monociglio. Cara mamma, cari amici miei, caro Gabriel, mio fratello, caro papà, caro cane, nonna, zia, perché non mi davate dei consigli? Perché non potevate arrestare questo fatto di che io andassi in giro come l'uomo di Neanderthal, come un uomo delle caverne? Cosa sono queste sopracciglia? Uccidetemi! Oh cazzo, ragazzi, abbiamo cambiato foto. A parte la camicia da Latin Lover, di quelli che vanno in discoteca con i capelli tutti ingelatinati, tutti sbarbati anche a 48 anni e ballano come ballava Teo Teocoli quando imitava Celentano. Vogliamo parlare degli occhiali, rigorosamente comprati in via del corso dal cinese. Dai qua! A parte il fatto che sembra uno del Gay Village, però vedete, iniziavano ad uscire un po' di pelle. A parte il fatto che avevo sicuramente molti più addominali che adesso, avevo un bel fisichetto, ragazzi, cioè avevo il petto. Sembra proprio una di quelle foto dei ragazzi di chiesa, no? Sembra una foto di quei dépliant che trovi in chiesa. Il fisico c'era, non me se poteva di niente, raga. Santa la miseria, santa la miseria. Questa è con il mio migliore amico Valerio. E dai, qui ero diventata una bella ragazza. Questa è una foto con Carmine, un altro mio migliore amico. Vabbè, io faccio sempre il coglione come al solito, ma qui già un pochettino più normale ero, forse perché c'avevo un nero che spina un po'. Qui era quando ero diventato biondo, qui era quando ero diventato riccio. Pranzo di scuola, se non sbaglio. Ma cos'è? Avevo due orecchini. Ah sì, ragazzi, oh santo Dio. Cambiando foto, orca puttana. Non riesco a giudicarla questa qui, ragazzi. Vi giuro, non riesco a giudicarla. Sulla testa del mio letto c'erano le foto della mia ex. Che tristezza. Qui, ragazzi, parliamone. Avevo una maglietta orribile e i capelli, ma che cazzo di forma avevano? A parte il fatto che avevo un brufolo gigante di morte, avevo i capelli alti soltanto dietro e davanti c'avevo il frangettone. Ah, che bello, ragazzi! A parte il fatto che avevo la cameretta completamente di nuovo tappezzata dalle foto con la mia ex, a 16 anni mi regalarono il Geomag. Sulla testa del letto avevo, oltre le foto con la mia ex, Spider-Man nero. Questa era l'ultima foto che ho trovato, fortunatamente. Devo capire una cosa, ma che cosa vi danno da mangiare, cari ragazzi e care ragazze? A 16 anni, io vedo le ragazze ai 16 anni da adesso, i 16 anni da adesso, che cazzo, veramente sembrate usciti da Abercrombie. Pensate a quanto io, a quanti problemi io avessi a 16 anni, e pensate soprattutto che la ragazza più carina che io conoscevo in quel periodo sembrava Peter Griffin. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì potete tranquillamente condividerlo ovunque vogliate. Se volete un altro video del genere, lasciatemi un like qua sotto, così capisco se il video vi sia piaciuto o no. Prima però che ve ne andiate, voglio sapere da voi: vi è mai capitato di vedere una foto imbarazzante? Se sì, descrivetemela qua sotto con un commento. Ciao ragazzi!